Allora, questo video lo iniziamo così. Alla sera del primo giorno, dove non ho registrato assolutamente nulla perché eravamo alle terme e quindi era un po' inutile filmare, ma da domani si iniziano a fare le cose fighe e quindi si inizia così la sera. Detto questo, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui con un nuovo vlog di viaggio, 3 giorni, di cui domani a Firenze. E il giorno dopo visiteremo due posti molto molto interessanti. Non vi spoilerò nulla. Ma prima di iniziare, via con la sigla. Buongiorno, siamo in partenza, siamo in stazione. Qua c'è Davide, Ciao. che è colui che mi accompagnerà in questa avventura di ormai 2 giorni, perché ieri ormai ce lo siamo bruciati. E niente, aspettiamo il treno. Prima tappa. Santa Maria Novella. Dai, oggettivamente questa è una tappa fissa. Dov'è che andiamo adesso? Proviamo adesso che ci andiamo lì su nella cupola del Brunelleschi. Non abbiamo pensato che oggi è la Befana e di conseguenza questa mattina è chiuso. Ci pensate nel pomeriggio, perché nel pomeriggio dovrebbe aprire. Per rimediare, Piazza della Signoria, che Davide confermi dove si arriva con la Via degli Dei. Confermo, perché io l'ho Ok, fatta. lui l'ha fatta, io lo dovrò fare e lui mi dovrà portare. Ma questo qua è uno spoiler di un video futuro, trucchiamo qua. Auguratemi buona fortuna. Pranzo, come Dio comanda, che ha consigliato lui. La vostra. Assaggio in diretta? In diretta. Bravo, ha consigliato bene. Ma ovvio. Buono, buono. Giustamente noi dopo pranzo potevamo fare qualcosa di sereno e tranquillo, no? E invece no, siamo saliti a Piazzale Michelangelo. Ciao. È ancora vivo il ragazzo. Allora, avevamo un po' questa fissa, io particolarmente, di dover venire all'antico vinaio, perché l'avevo visto tante volte online, non c'ero mai andato e c'avevo un po' a sfatarlo. E quindi nulla, dopo aver fatto una fila chilometrica ci siamo quasi, forse. Vuoi dire per caso a che ora siamo arrivati qua? Deve essere 4. Sì, facciamo merenda cena. Ah, ma gli estremi estremi rimedi. Ci facciamo un po' schifo. No. Sì, ci facciamo un po' schifo. Lui si fa schifo, sì, io no. Ok, cambio di inquadratura perché ormai era orario di cena e quindi, visto che eravamo anche abbastanza cotti, abbiamo deciso di prenderli e venire in albergo. Ci abbiamo messo 1 ora di fila, ma dall'antico vinaio è sempre così più o meno. Addirittura a pranzo ce n'era il doppio di fila, quindi ok. E quindi adesso mangiamo! Merita. Mi sono smerdato tutto, ma merita, confermato. Bene, adesso mangiamo, evito di mangiarmi in faccia come al solito e o a più tardi o direttamente a domani, mi sa. Buongiorno, secondo giorno di riprese, siamo partiti da Sesto Fiorentino e adesso siamo arrivati al cimitero della Futa. Volevo decollare col drone, ma non lo farò perché tira un vento micidiale. Adesso mi sono messo in questo angolo qua, mezzo nascosto, perché sennò auguri. Ciao Davide. Ciao. E
Bellino, peccato per il tempo. Cioè, se beccavamo il sole di ieri sarebbe stato stupendo, invece c'è un po' di foschia. Non c'ero mai stato al cimitero della Futa ed è veramente, veramente particolare. Enorme, sopra una collina, una montagna, più una montagna. E nulla, adesso ce lo esploriamo un pochino. Me lo descrivi o mi dai un rialzo? Dopo il cimitero della Futa siamo andati in bed and breakfast a appoggiare i bagagli a pranzo e adesso, dopo 2 anni da quando è uscito il video, siamo venuti di nuovo a Castiglioncello. Da ricordarsi le proverbiali salite che servono per arrivare su, tant'è che se ci venite state in occhio perché vengono su anche con quelli con le moto, quindi magari non vi fate investire, ecco. Comunque, per i nuovi iscritti, visto che eravamo meno della metà l'ultima volta che sono venuto qua, vi faccio un minimo di storia. È stato questo paese qua. È stato costruito nel 1800 come dogana tra l'Emilia Romagna e la Toscana, quando le regioni non erano ancora unificate e quindi appunto bisognava passare dalla dogana per passare da una regione all'altra. E poi, durante la prima metà del 1900, c'è stato un progressivo spopolamento dovuto anche al fatto che per salire su a sto bellissimo paesello c'era un sentiero del demonio, ripido e stretto, e quindi poi tutti i carretti e robe varie smaltavano a salire su. E soprattutto avevano aperto la strada che costeggiava il fiume, molto più comoda e lineare, e di conseguenza chi ci viene più qua? Nessuno! Perfetto. Allora, e per quanto riguarda l'abbandono effettivo, avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, perché prima della Seconda Guerra Mondiale fecero un censimento e c'erano ancora tipo 50 abitanti, una cosa del genere. Dopo la Seconda Guerra Mondiale tornarono qua e il paesino era deserto e da allora non è stato più abitato da nessuno. Quindi questa è la breve storia di Chiapporato. Adesso continuiamo a salire, io smetto di parlare, perché sennò crepo, perché ho un gran fettone. Ok, siamo arrivati su. Allora, posso dire che rispetto a 2 anni fa, l'ultima volta che sono venuto, sta venendo giù male come paesello. Nel senso che parecchie case sono crollate. Vedete, ad esempio, questa qua alle mie spalle. L'ultima volta che sono venuto, almeno una parvenza di tetto c'era ancora. Adesso è letteralmente mezzo muro. Comunque, una cosa che mi piace sempre un sacco di questo posto è anche da lontano come si vede bene. Cioè proprio si vede ancora il campanile, la parte del villaggio, la via storica e tutto il resto. Proprio carino, cioè nella sua compattezza è tutto fermo lì. E anche passeggiando per arrivarci, non so, ti dà quella sensazione di paesino di montagna simpatico. Mettiamola così. Che sono tutte casette vuote, super super, vabbè, hanno anche la loro età effettivamente, però se ci fosse rimasto qualcosa tipo, non so, quelle cucine un po' vecchio stile o qualcosa del genere, sarebbe stato più carino.
Però vabbè, è sempre un bellissimo borgo dove venire a fare un bel giretto. Adesso si riparte. Buongiorno, oggi ultimo giorno di viaggio, stiamo andando verso il parco del Carnè sopra Brisighella. Adesso facciamo questo mini trekking che sembra molto molto carino, dopodiché andiamo a vedere Brisighella come paesino e poi ci dirigiamo verso casa, più o meno oggi questo è il programma. Ok, eccoci arrivati all'inizio del sentiero e si parte. Questo anello purtroppo vegetariani non lo possono fare. Sparategli in bocca, per favore. Allora, in cima al monte ci sono delle tracce di un vecchio castello antecedente all'anno 1000, le prime costruzioni. Poi è stato distrutto nel 1591 e dallo Stato Pontificio. Molto riassunto a cosa serviva, controllo del territorio. Come potete vedere non è che ne è rimasto tanto, quindi è quello giusto che vi riesco a mostrare. Più che altro in cima al monte c'è una mega croce in cemento. E adesso andiamo su. Mi fa notare Davide che c'è qualche residuato anche qua dietro. Ok, dopo pranzo siamo venuti alla Rocca di Brisighella, adesso andiamo un po' a vedere com'è. Quella che invece vediamo là è la torre dell'orologio, niente, Brisighella e poi qua sotto. Mi ha appena svelato che si sale su fino in cima. Andiamo. Mi hai mentito. Non sapevo di mentire. Chiedi scusa ai miei iscritti. Sono addolorato, me ne rincresce moltissimo e chiederò umilmente regna e il cammino sui ceci da qui per i prossimi 10 anni. Bravo. We'll be right back.
Come ultima tappa abbiamo fatto la via degli asini e quindi adesso possiamo tornare verso casa. E sì, concludiamo questo vlog. Saluta Davide, concludi il vlog. Il tuo primo vlog. Meraviglioso, alla prossima avventura. Che non ci sarà. Addio.